Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finisce 2-2 Juventus-Atalanta. Un risultato che molti si aspettavano, cioè tutti si siamo aspettati comunque un pareggio, cioè io avrei anche detto una vittoria, però una vittoria molto molto limitata, stretta stretta in realtà. Prendiamo un pareggio che ci va benissimo, perché è una partita che si era messa male, con 1-0, pareggiamo, 2-1, pareggiamo. Credo che per quanto visto oggi, e non tanto da noi quanto da loro, l'Atalanta ha giocato fortissimo. Credo che il pareggio sia la cosa migliore. Poi che venga con due rigori, i rigori c'erano, quindi non vedo perché non darli se ci sono, anche perché sono due colpi di mano, come sapete il regolamento è un po' particolare adesso in questo momento per quanto riguarda i colpi di mano, discutibile quanto volete, però così come hanno preso quei rigori nelle ultime partite e noi li hanno presi anche loro oggi, anche molto più netti di quelli che abbiamo preso noi, specie quello di un paio di partite fa, no? Quello col Toro forse. Detto questo, la partita è così, è divisa così. Un primo tempo in cui l'Atalanta fa la partita, cioè gioca solo l'Atalanta. Un secondo tempo in cui l'Atalanta un po' cala, giustamente, perché non è che può tirare al massimo accelerare tutto il tempo, però continua pur sempre a fare molto molto bene. Però è Juventus che si porta in avanti di più, è Juventus che osa di più, che cerca di più, quindi diciamo che il secondo tempo è molto più equilibrato. Talmente equilibrato che la Juventus, oltre a subire un altro gol, in realtà ne fa due su rigore, quindi trova anche occasioni, perché di per sé i rigori arrivano perché sono in area di rigore, pertanto vuol dire che c'è densità anche nostra nel loro metacampo, quindi non più nella nostra. Andiamo con l'ordine, l'idea della formazione è che è sempre quella, cioè non è che si possa far tanto di differente, e soprattutto oggi c'è la novità, Pjanic in panchina, cioè nel senso che entra quello che ha titolare, quindi questa è la novità, con Rabiot a destra, perché novità? Perché è la prima partita in cui si va a riposare un Pjanic che ha giocato sempre, e la cosa ha funzionato? Non lo so, dopo lo vedremo, perché effettivamente qualche dubbio sulla resa oggi di Bentancur, non tanto per quello che è la posizione di regista, quanto piuttosto, che non è molto in discussione, quanto piuttosto per effettivamente il peso specifico in quelli che sono stati gli episodi di oggi. Perché parliamoci chiaro, e qui torniamo al primo tempo. Il primo tempo ha dominato l'Atalanta in cosa? Nel possesso palla, nel pressing. L'Atalanta ha fatto la partita, ha avuto la palla tra i piedi solo e esclusivamente lei. Al di là del possesso, che era un 58-42, a me sembrava che praticamente la Juventus subisse e basta. Però va anche detto, e qui spezziamo la lancia per il nostro, che la Juventus non ha subito particolari tiri in porta. Il gol avviene per un errore individuale di Bentancur, siccome Bentancur è colpevole in entrambi i gol, e questo deve un po' ridimensionare il fatto che Bentancur passa da fenomeno a brocchissimo, non è così, ha fatto però errori importanti oggi, e sicuramente siccome Bentancur per oggi è il peggiore in campo, perché praticamente i gol li subiamo per una buona causa sua. Detto questo, è un discorso su Bentancur, perché Bentancur viene spesso intrattato, in realtà è un giocatore che ancora deve crescere molto e deve affinare e limare alcuni dettagli. Però effettivamente al primo tempo, come dicevo, io ho subito il possesso palla, il pressing, ma non i tiri e la pericolosità dell'Atalanta di fronte alla porta. Io non ricordo grandissime azioni dell'Atalanta che hanno portato Szczesny impegnato. Questo vuol dire che la Juventus ha anche subito bene, è stata capace, è stata resiliente in qualche modo, cioè subiva gli attacchi e difendeva. Quindi ok che l'Atalanta ha fatto benissimo, ma non sottovalutiamo quanto ha fatto la Juve, perché se in una partita, cioè in un tempo in cui subisci solo e prendi un solo gol, il merito è anche tuo di aver subito, ma difeso con forza, perché in quel momento non riusciva la Juventus a fare dei contropiedi decenti, non riusciva a farli per un discorso tecnico anche di testa, e l'Atalanta chiaramente pressava da ogni parte del campo. Nel momento in cui, quindi secondo tempo, l'Atalanta abbassa un po', perché è chiaro che l'Atalanta ha l'obiettivo di trovare il risultato subito, cosa che non è riuscita a fare però, effettivamente, per poi calmarsi un po', ecco che la Juventus è uscita un po' fuori e si è creata delle occasioni, tanto che nel secondo tempo l'Atalanta ha fatto più o meno replicato quanto nel primo dal punto di vista dei tiri, del pericolo. La Juventus però ha fatto un paio, due, tre tiri. Secondo me la Juventus nel secondo tempo si è giocata meglio la partita. Quindi è un risultato giusto. Al di là di come avviene, perché secondo me Penaldo, no? Per i rigori, al di là di come avviene, però secondo me è un risultato molto, molto giusto, perché alla fine anche la capacità di difendere, di difendersi da un'Atalanta che schiaccia, 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 è una dote, è un punto a favore, cioè non è che bisogna per forza attaccare loro se buoni, anche a difendere se buoni. Noi siamo una squadra che difende bene, si è ricostituita oggi la coppia Bonucci e De Ligt, che secondo me funziona benissimo, e infatti oggi Bonucci non ha fatto la partita contro il Milan, e De Ligt ha fatto molto bene. De Ligt, forse De Ligt direi il migliore in campo, e diciamo anche tra i migliori sul podio, si mettono allo stesso Rabiot che io per primo ho
ovviamente criticato in altre partite, tranne le ultime 2-3. E anche Sorbiobo ha detto una cosa, e vale anche per Bendancur, al contrario, non sono giocatori fenomeni questi due qua. Ciò vuol dire che Rabiot ha fatto tante partite no, e ne ha fatte alcune sì, e va detto. Bendancur ha fatto molte partite sì, ma ne ha fatte diverse no, non poche, diverse. Perché se focalizziamo il Bendancur su quello che ha fatto di buono, è chiaro che poi sembra che sia un fenomeno, però bisogna sempre contestualizzare il livello dell'avversario, ma soprattutto vedere ogni partita, fare la somma delle partite, non quelle che vogliamo vedere noi per idolatrare o piuttosto per attaccare un certo giocatore. Rabiot sta facendo bene più di, nelle ultime due partite, più di quanto abbia fatto secondo me Bentancur, ad esempio. Quindi questa è una cosa, una mia osservazione personale, poi se la condivisero bene meno, ma sono abbastanza su questa linea di pensiero. Io che Rabiot non lo amo e che un pensierino sulla cessione alla fine dell'anno lo farei per altri motivi che non sto qua a dilungarmi. Detto questo, una partita, un punto importante. Effettivamente il punto di oggi è molto buono, è un punto guadagnato, e a me preme particolarmente in questo filotto di partite dal derby ad oggi la sconfitta col Milan, perché è lì che almeno un punto avrei fatto comodo per calmare le cose. Noi ad Atalanta ci fermiamo, cioè facciamo un più uno entrambi. Questo è un bene, però il bene è soprattutto che la Lazio ne ha perse 3 su 3, quindi, e l'Inter non sta facendo benissimo. Quindi vedo l'Atalanta in crescita che può prendere il secondo posto, una Juventus che consolida secondo me il primo. Oggi abbiamo consolidato un primo posto che è stato messo in discussione da noi, ma che grazie anche all'aiutino di Lazio e l'Inter, secondo me è ancora più consolidato. Quindi guardiamo anche il lato buono, favorevole della medaglia, no? Perché alla fine guardiamo sempre quelli negativi, però anche nel male ne abbiamo fatto anche bene, cioè alla fine no? Un punto in più sulla Lazio. Detto questo, forza come sempre, aspetto i vostri commenti qui sotto e alla prossima. Ciao! Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo solo un ruolo fisso da compagno.